alcune testimonianze dei campi di concentramento. Allora, mio papà riesce a scrivere la prima cartolina 6 mesi dopo la cattura. È stato catturato in settembre del 43, scrive la prima cartolina il febbraio del 44. Carissima Maria, finalmente dopo lunga ansia posso darti mie notizie, di cui al presente mi trovo abbastanza bene, sperando sempre pure altrettanto di tutti quanti voi. Attendo da te precise notizie della nostra famiglia. Stringi a te i nostri piccoli e prega il Dio allorché possa ritornare presto. Sono sempre con Pilli. Un bacio a tutti, Antonio. 4 mesi dopo riesce a riscrivere un'altra cartolina, giugno 44. Carissima Maria, nessuna novità nei miei riguardi al presente, sempre abbastanza bene. In questi giorni ti ho inviato un modulo per un pacco, quello che puoi mandarmi è sempre utile, sempre inteso solo roba da mangiare. In quanto al compagno Pilli, poveretto, la morte lo ha preso e di questo ne ho già riferito alla sua famiglia. Saluti cari a tutti quanti voi e ai nostri piccoli, tu Antonio. Un'altra lettera di pochi giorni dopo, sempre giugno 44. Finalmente riesco a scrivere una lettera. Carissima Maria, mi sono giunti in questi giorni 2 tuoi scritti. Puoi immaginare con quale gioia ho impugnato questi tuoi scritti. Sono contento dell'ottima situazione della nostra cara famiglia. Speriamo che Dio ci conservi sino a quel giorno del nostro riabbraccio. Nella mia situazione nessuna novità, sempre da prigioniero. E perciò, come dici tu nella tua lettera, è veramente un calvario. In quanto ai pacchi, al momento mi occorre solo roba da mangiare, e questo lascio a te la scelta, purché sia roba di molto rendimento. Avrei piacere di mangiare qualche risotto, perciò se puoi mandami qualche pugno di riso. Ti avevo chiesto anche della farina di castagne e qualche pacchetto di sigarette, sempre però nelle tue possibilità. Io prendo sempre con piacere tutto ciò che mi mandi. La mia salute al presente è abbastanza buona, così spero altrettanto di tutti quanti voi. Saluti cari a papà, mamma, ai bambini e a te. Ciao Antonio. Cartolina dell'8/11/43. Mia Tina, sto bene. Non preoccuparti per me. Mandami subito notizie della cara Emiliana, figlia di 15 mesi. Mi è concesso di scriverti ogni 15 giorni. Fa sapere quindi le mie notizie a Saronno. Preparati a spedirmi maglie, calze e guanti. Sono in compagnia di Tagliabue. Prega per me. Saluti ai miei ed in famiglia tua. A te e all'Emiliana, bacioni, tuo Mario. Cartolina dell'8/12. Lettera, scusate, dell'8/12. Mia cara Tina, non ho ancora ricevuto nessuna tua notizia e sono sempre in ansiosa attesa. Io ti ho già scritto 4 volte e do fiducia che a quest'ora avrei già ricevuto qualche cosa, così ti sarai tranquillizzata. Sto sempre bene, nonostante il grande freddo che fa qui.
E così prego il Dio che ciò sia anche di te e della cara Emiliana e dei parenti tutti. Oggi, festa dell'Immacolata, ho avuto la fortuna di ricevere la Santa Comunione e durante la messa mi sono profondamente commosso e ho pianto e ho chiesto la grande grazia di ritornare da voi. Il ritorno è avvenuto il 13/6 del 44, giorno di Sant'Antonio. Io sono la maggiore, scrive mia sorella come ricordi, io sono la maggiore delle 5 figlie di Airol di Mario, Emiliana, sempre nominata nelle lettere. Al ritorno del papà avevo 3 anni. Mi hanno raccontato che al suo ritorno non l'ho riconosciuto come anche persone della stessa casa. Dalle descrizioni della mamma aveva l'aspetto di un morto vivente, pieno di pidocchi e pulci e malattie della pelle, poiché non si lavava dal giorno che è stato fatto prigioniero. È stato fatto prigioniero in Francia. Tutto quello che indossava è stato bruciato. Il papà non ha mai chiesto nessun sussidio economico. Nel 1966 gli è stata conferita la croce al merito di guerra. Il problema degli IMI era di grave imbarazzo per gli italiani, per Mussolini, perché se italiani e tedeschi erano alleati, cosa ci facevano dei militari italiani prigionieri in Germania? Questo problema, che era di imbarazzo per Mussolini, viene risolto con un accordo il 20 luglio del 1944, ormai siamo vicini alla fine della guerra. E cosa stabilisce questo accordo? Che gli IMI non sono più IMI, ma sono lavoratori civili liberi in Germania. È solo che non possono andarsene, ricevono uno stipendio, ma metà di questo stipendio deve essere versato per il vitto e l'alloggio nello Stalag, e quindi metà dello stipendio va lì. E l'altra metà dello stipendio è versato in una valuta spendibile solo all'interno dello Stalag, e lì il commercio prosperava proprio nello Stalag. E di conseguenza, per la gran parte degli IMI non cambia niente, perché praticamente loro andavano a lavorare 6 giorni su 7 per 15 ore al giorno e la loro giornata si svolgeva praticamente sveglia molto prima dell'alba, camminata fino al posto di lavoro, che poteva essere un'industria, una miniera, no? Così via, e poi lì lavoro, impossibilità totale di avere rapporti con i civili e poi rientro al campo. Però effettivamente a partire da questo momento per alcuni lavoratori, quelli che lavoravano nel settore agricolo, oppure come il padre dei Banfi che ci hanno raccontato prima, lui lavorava per i vigili del fuoco, per alcuni invece questo momento diventa un'apertura e un possibile collaborazione con i civili tedeschi. E qui, grazie a una maggiore libertà, non erano tenuti sotto controllo dai militari sempre, mentre lavoravano erano liberi, e grazie appunto a questa libertà nascono dei rapporti sentimentali anche proprio tra civili e IMI, e nascono anche delle amicizie che sono destinate a durare oltre la fine della guerra. Una storia che tra poco vi racconteremo è quella di un saronnese, il professor Fausti, che lavorava in Germania in una fattoria e a distanza di anni dopo la guerra riprende i rapporti con le persone dove aveva lavorato. E non solo, porta con sé anche degli amici che fa conoscere ai tedeschi, i tedeschi diventano amici degli italiani e nasce una storia d'amore che tra poco vi raccontiamo e che dura ancora adesso questa storia d'amore. Io vi parlerò appunto di Attilio Fausti, un caro amico dei miei genitori, per me lo zio Attilio e per molti saronesi, come diceva Stefano, il professor Fausti. Attilio era ufficiale degli Alpini e dopo l'8 settembre fu fatto prigioniero dai tedeschi in Valle Isarco, vicino a Chiusa. Da lì fu deportato in Germania
si rifiutò di partecipare allo sforzo bellico tedesco e fu inviato a lavorare in Renania nella fattoria Dannevold di Peter Wolters. Attilio aveva studiato e conosceva bene il tedesco. Peter Wolters si rese presto conto che Attilio non era molto adatto ai lavori pesanti della campagna, apprezzò però le sue doti di interprete e di mediatore con gli altri quattro prigionieri italiani che lavoravano nella sua fattoria, insieme ad altri prigionieri francesi e polacchi. Peter Wolters aveva 8 figli. Il maggiore morì, qui, che in questa foto vedete al centro in divisa, è morto in guerra pochi mesi dopo questo scatto. Attilio fu accolto con umanità dalla famiglia di Peter e di questo fu sempre riconoscente il Wolters, restando in contatto con loro anche dopo il rientro nel 1945. Adesso cedo la parola a Brigitte che vi parlerà di suo padre, Carl Forsten. Sono Brigitte, la moglie di Angelo, e vengo dalla campagna vicino a Düsseldorf. Mio padre Carl era agricoltore e fu reclutato tardi come soldato semplice nella Deutsche Wehrmacht. Partì in treno attraversando l'Italia verso il fronte in Nord Africa. Vicino a Tunisi fu fatto prigioniero dai americani, trasferito prima a Casablanca e poi in nave a New York. Fu una traversata lunga di 6 settimane, pericolosa nello sforzo di evitare i sottomarini tedeschi. Visto che era un agricoltore, le autorità militari americane assegnarono lui a una azienda agricola in South Carolina, dove lavorò per 3 anni. Nel 1946, alla fine della sua prigionia, l'azienda gli chiese di fermarsi, ma mio padre preferì di tornare dalla sua famiglia e costruire la sua vita. Tornato in Europa, avrebbe dovuto lavorare nelle miniere francesi, ma riuscì a scappare e tornare a casa, dove scoprì che solo pochi mesi prima sua madre era morta di TBC. Passo la parola di nuovo a Angelo. Nel 1968, passati più di 20 anni dal suo rientro in Italia, Attilio vuole tornare in Germania a rivedere i luoghi della sua prigionia e incontrare nuovamente i familiari di Peter Wolters. L'occasione fu il matrimonio di Trudi, figlia di Peter. Attilio incontrò per la prima volta in quell'occasione Carl e rivede sua moglie Bertina Wolters, i genitori di Brigitte. Brigitte ha 5 fratelli e anche noi Rainer eravamo in 6. Così Attilio propose a Carlo per Bertina un avvicinamento delle due famiglie che gli erano care. Fu così che quello stesso anno Brigitte venne in Italia e ci incontrò. Quello fu l'inizio della nostra storia che dura ancora adesso. Una storia che forse sarebbe più giusto, però, far partire dal 43, perché tutto è nato dall'umanità dimostrata allora dalla famiglia Wolters. Grazie. Ed eccoci quasi alla fine di questa storia, il 25 aprile del 1945. Siamo a Saronno. In maniera caotica, poco coordinata, anche a Saronno scoppia l'insurrezione generale contro l'occupazione dei nazifascisti. Le testimonianze sono diversissime, c'è chi lo racconta come un momento di festa e anche chi lo racconta come un momento di paura. Tutti però erano d'accordo nel ritenere che quel giorno sarebbe rimasto indimenticabile.
Si pensa al futuro, il presente fugge. E il pensiero di molti sarà volato sicuramente a quei parenti, quei mariti, quei figli, quei padri che erano oltre il confine ancora prigionieri dei tedeschi. Noi nel nostro scavo all'archivio di Saronno ci siamo occupati proprio di indagare questa storia, è da qui che è nato un po' tutto il progetto. E cosa abbiamo trovato nell'archivio di Saronno? Abbiamo trovato queste storie degli imi che tornavano a Saronno, degli imi che pesavano 35 kg, degli imi che avevano percorso a piedi centinaia di chilometri fino ad arrivare a Saronno, a casa. È solo che a casa non portavano solo se stessi, portavano dei fantasmi di se stessi, erano irriconoscibili agli occhi dei loro parenti. È bella la lettera che prima è stata letta. Fatto sta che insieme a loro portavano anche delle malattie, portavano la TBC, portavano la scabbia, portavano bidocchi, pulci ovviamente, e negli occhi avevano ancora l'inferno che avevano vissuto. Quando arrivano a Saronno viene fatta anche una prima visita medica e nelle visite mediche noi abbiamo letto che era appuntato questa dicitura, ammalato di esaurimento, che probabilmente significava sia fisico ma anche un esaurimento mentale, perché oggi noi conosciamo la sindrome post-traumatica da stress ed era quella. Quindi quando arrivano questi emi a casa sono un peso per le famiglie, perché la situazione della guerra era già difficile per tutti. Nel 45 mancava da mangiare già per queste famiglie e si aspettava che tornassero questi internati militari che dessero una mano a casa, invece potevano essere anche un peso. E c'è una filosofa americana che si chiama Rebecca Solnit che dice che nei momenti di difficoltà si vede in realtà la vera natura dell'uomo, che è buona. E effettivamente i saronnesi rispondono a questa descrizione, perché quello che abbiamo trovato nell'archivio è questa solidarietà nei confronti di queste persone che arrivano, che è straordinaria. Non c'erano più le istituzioni tradizionali perché era finita la guerra e insomma a occuparsi dell'amministrazione cittadina c'era il sindaco Agostino Vanelli e comitati più o meno improvvisati. In particolare la tutela di questi imi viene affidata a un gruppo di donne e questa secondo me è una storia bellissima, interessante da approfondire nei prossimi lavori. Era il gruppo di difesa per le donne e loro si occuparono appunto di accogliere questi imi, di aiutarli, di fargli fare le visite mediche e appuntavano tutto su dei quadernetti, questa è la copertina del quadernetto, che paradossalmente sono quadernetti tra l'altro della propaganda fascista ed erano utilizzati dai partigiani. E cosa fanno? Quindi appuntano tutto quello che fanno per questi imi, gli danno dei soldi, gli danno tra le 500 e le 1000 lire, che vuol dire 20-40 euro, che per l'epoca in realtà era una cifra ragguardevole, e danno un aiuto. Le richieste di aiuto sono tante, perché noi sappiamo che già in agosto erano arrivati a Saronno, poi magari Brunetti mi correggi se dico qualche dato sbagliato, però già ad agosto c'era una cinquantina di imi tornati. E, però avevano chiesto aiuto 350 persone e molti anche non chiesero aiuto perché c'era un pudore nel chiedere aiuto e allora scrivevano dicendo: guarda che ho saputo di questa vedova che il figlio è morto nel campo di concentramento in Germania. E per noi guardare questi documenti è stato veramente emozionante, perché raccontano, insomma, parlando delle vie della nostra città, cognomi a noi noti, delle piazze, delle nostre cascine, e sembra insomma di leggere una storia parallela di Saronno, però è vera perché è lì scritta. E insomma sono tante storie, impossibili magari da raccontare tutte o da approfondire, sono proprio dei frammenti, delle immagini. E qualcuna ci ha commosso, per esempio quella di Buraschi Pietro, che lui stava cercando il figlio che era disperso. Alla fine giunge notizia di una fossa comune in Piemonte e questo Buraschi Pietro chiede in prestito un paio di guanti a un amico, un paio di guanti in gomma, perché non c'erano più vanghe, non c'erano più strumenti per scavare la terra. Lui va in Piemonte, scava in questa fossa comune e trova pure il corpo del figlio. Questo è stato un lavoro difficile a fare perché
abbiamo dovuto ricostruire attraverso i vari documenti, trova il corpo del figlio, torna a Saronno, ma i guanti che ha utilizzato sono completamente a pezzi e non può restituirli così. Allora noi abbiamo scoperto questa storia perché lui va nel comitato di difesa delle donne e chiede un paio di guanti in gomma. Noi diciamo, ma cosa chiede un paio di guanti in gomma questo signore? E poi infatti abbiamo ricostruito, abbiamo capito che gli erano serviti per andare a cercare il figlio, che trova, e la sua preoccupazione è di restituire questi guanti a chi gliel'ha prestati. Il comitato di difesa delle donne gli dà i soldi per comprare questi guanti nuovi. Fatto sta che per noi questo lavoro è stato interessante per questo, per vedere Saronno come reagisce a questa situazione. Abbiamo saputo di altri archivi, per esempio quello della parrocchia, che andremo a studiare. E poi un altro aneddoto, poi chiudo, affascinante di Saronno, è che i bambini vennero coinvolti in pesche di beneficenza, in lotterie, e i bambini proprio organizzano queste raccolte di fondi e riescono a raccogliere la cifra di 10.520 lire, che vuol dire 400 euro all'epoca, equivalenti, che sono davvero tanti. Inutile dire che a coordinare i bambini era una donna, era Casartelli Alba, proprio perché per noi è importante anche proprio questo studio anche di genere, per vedere le donne erano ben presenti ed è una narrazione storica che in realtà è ancora assente. E diciamo che il nostro racconto si esaurisce nel 1946, quando questa accoglienza dei Dimi inizia a diventare burocratizzata, perché rinascono le istituzioni, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia si riforma e qui iniziano le leggi, inizia la burocrazia, iniziano i problemi, e la maggior parte dei Dimi si disinteressa della situazione, torna a lavorare chi può e smettono di parlarne anche, meglio dimenticare e guardare al futuro. Ed è uno dei motivi per i quali proprio noi siamo qui stasera, cercando di raccontare quello che loro non hanno raccontato. Mio nonno rientrò a Gerenzano su un camion a gasolio inviato in Germania dal signor Porro, che era un cittadino di Gerenzano. Mi raccontava che ogni paese cittadino della zona, quindi Busto, Saronno, Uboldo, avevano inviato in Germania uno o due mezzi per riportare a casa i propri soldati. Mi diceva che una volta entrati in Gerenzano, le molte persone che si erano radunate per accogliere festosamente i soldati gridarono in dialetto Gesù anche un negar, e indicavano proprio mio nonno, perché si era messo in cima al camion e con il fumo del gasolio si era sporcato tutto il viso di nero. Io volevo raccontare un po' l'indagine che abbiamo fatto negli archivi storici del comune di Saronno. Sostanzialmente la documentazione più importante per ricostruire la storia degli Imi ha due fonti, una brutta, che sono i registri di morte. Registri di morte in cui sono riportati anche se con un considerevole ritardo, l'ultima comunicazione del 48, la guerra finita del 45, i morti nei campi di concentramento. Oltre a Caronni, Bastanzetti, che sono abbastanza conosciuti, che però non erano Imi, deportati per motivi politici, ci sono altri cinque nomi di quei che vorrei ricordare: Giancarlo Candy di anni 19, Ernesto Danneluzzi di anni 24, Gaetano Grassi di anni 39, Paolo Pilli di anni 37, quello di cui avrete già sentito parlare, e Gaetano Sironi di anni 33. A questi va aggiunto un marinaio, Silvio De Fiore, di anni 22, che è stato ucciso dalle SS perché cercava di sottrarsi alla cattura. La seconda fonte di informazione, quella più ricca e più positiva, è quella di quei quadernetti che avete visto, quella dei due pulcini, che sono sostanzialmente tre quaderni in cui nel periodo da immediatamente dopo la liberazione, dal 26 aprile ad agosto, sono state registrate, avete visto, in modo anche abbastanza dettagliato, nome, cognome, generalità, ai tempi si usava anche la paternità, l'indirizzo, e
le motivazioni di chi riceveva l'assistenza. La data è fino al 44, perché dopo il 44 via via il compito dell'assistenza viene, non è più spontaneo, ma viene ripreso dall'apparato dello Stato, prefetture in primis, prima con le circolari, poi con delle commissioni che decidono affidarlo o non dare contributi, e la registrazione cessa. Quindi è una registrazione parziale, probabilmente incompleta, perché non tutti hanno richiesto il sussidio e non tutti erano tornati già per agosto. Però le cifre sono significative e danno sostanzialmente lo spaccato di una generazione. I sussidi rilasciati erano 356, di questi 376, di questi gli internati militari propriamente detti erano 156, a cui vanno aggiunte 4 richieste di familiari di deceduti e 4 richieste di familiari di deportati, di che non erano ancora ritornati. Va precisato che questi totali, quindi 164, che non è una cifra trascurabile, soprattutto se sottostimata, riguardano però non solo Saronno ma il saronnese, perché ai tempi il comune di Saronno comprendeva anche Gerenzano e Uboldo. Oltre a questi, gli altri 220 sono fonti diverse. Una fonte importante sono il numero dei deportati a seguito di rastrellamenti, che non sono pochi. Che sono 58. 58 deportati a seguito di rastrellamenti. Considerate le classi di età, erano sostanzialmente militari che erano ritornati a casa, che poi vengono presi totalmente nel 44, da distinguere dai lavoratori deportati che per molti, a seguito degli scioperi, che sono 15, la maggioranza degli isotofraschini. Quegli isotofraschini sono molti di più, però molti abitavano a Milano o forse non erano ancora rientrati, non hanno chiesto il sussidio. Una situazione particolare, poi parte sono partigiani e poi anche una trentina di militari che erano stati prigionieri degli alleati e che erano rientrati in casa. Una voce altrettanto grossa che hanno ascoltato le relazioni sono quelli che erano stati internati in Svizzera, che erano 25, che non è una cifra trascurabile, che arrivano tutti ai primi di agosto. In una settimana, prima di agosto, perché in Svizzera non erano rifugiati in Svizzera, erano internati, perché la Svizzera, e questo ci fa riflettere come sul fatto che gli egoismi a volte sono criminali, fino a partire dal 38, la notte del 39, la legge svizzera del 39, la notte dei cristalli in Germania è stato nel novembre del 38 e poi gli ebrei hanno cominciato a scappare. Uno dei posti in cui tentavano di scappare era la Svizzera. Metà degli hanno fatto una legge severissima per cui non bisognava avere il visto, estremamente restrittiva. Sostanzialmente metà degli ebrei ne hanno presi 28.000 e 24.000 ne hanno espulsi. Quindi le logiche della lotta contro i rifugiati sono state pesanti. Questa legge, questa legislazione svizzera, è valsa anche per i soldati italiani. C'era una convenzione di Vienna del 1907 che obbligava le nazioni neutrali a dare rifugio ai soldati in fuga. Però in Svizzera questo rifugio non è che, come adesso si dice, i rifugiati politici che hanno diritto di asilo, no, venivano internati in campi sotto il controllo militare.
non potevano lavorare perché la legge di Svizzera diceva che bisognava tutelare il mercato interno del lavoro, però siccome erano un costo e siccome mancava manodopera, non potevano lavorare a pagamento, ma potevano lavorare a gratis. E quindi andavano a lavorare nei campi o per opere pubbliche e quindi lavoravano. E tra l'altro li hanno lasciati andare, non finita la guerra, ma come si è visto, nella data di agosto. Grazie per l'attenzione. Una ulteriore testimonianza dei ritorni, quella di mio papà. Agosto 1945 arriva al campo di smistamento di Mitterwald, vicino a Innsbruck, per il rientro in Italia. Il 2 settembre al campo di raccolto di Pescantina, vicino a Verona. E qui va fatto un inciso, credo significativo, su questo paese. Sulla ferrovia proveniente dal Brennero, diventato posto di approdo e d'accoglienza di migliaia di internati rientranti dai campi nazisti, e dove è stato eretto un monumento dedicato agli ex internati. Il 5 settembre arrivo a Saronno. Io vedo mio papà per la prima volta a 5 anni. Per me bambino uno sconosciuto, di cui avevo molto sentito parlare. Dal racconto di mia mamma, alla sua vista, mi rifugio fra le gambe di mio nonno, per me figura paterna. Dopo i convenevoli nel cortile di casa con tutte le persone del codazzo che lo avevano accompagnato dalla stazione e con i vicini e i parenti, si ritira in casa, si spoglia completamente e fa bruciare tutto il giardino. È arrivato un uomo distrutto dagli stenti e dai patimenti, che non può più riacquistare una decente condizione di vita. Inizia infatti un calvario durato 10 anni, passati in sanatori, finché nel 1955, a 49 anni, muore. Io scopro mio papà e la sua paternità quando in età adulta, trentenne, mi ritrovo ad immaginare e ad immedesimarmi nelle situazioni che lui ha vissuto in quella mia età. Immagino e comprendo i suoi stati d'animo, le sue sofferenze, i suoi sentimenti e tutto quello che gli è mancato nel rapporto ravvicinato con la sua famiglia. Qui concludo, ma nel concludere, io concludere questa mia testimonianza, devo dire che sono grato a tutte queste persone che hanno creato le condizioni per riportare all'attenzione pubblica le vicende di questi uomini, per tanto tempo dimenticate e ora finalmente riconosciute come una sorta di merito e soprattutto di memoria. Grazie. Lettera del 27/11/43. Mia amata Tina, spero che a questa ora sarai di già in possesso della mia cartolina dell'8 corrente mese. Posso ancora, grazie a Dio, rassicurarti della mia buona salute. Mi strugge però l'ansia e il desiderio di avere notizie tue, della cara Emiliana e dei parenti. Sono ormai 3 mesi che la mia condizione non mi permette di mandarti un soldo per il sostentamento tuo e della cara Emiliana. Questo mi fa soffrire immensamente e dolorosamente. Ogni 15 giorni avrai mie notizie. Mi sento il cuore inondato di pianto mentre ti scrivo. So che tu soffri molto per me. Abbi coraggio e pazienza e confidiamo nella protezione del buon Dio. Guarda se puoi farmi avere qualche cosa da mangiare. Sono sempre il tuo Mario.
finalmente questi uomini tornarono a casa. Si fidanzarono, si sposarono e dedicarono delle belle canzoni d'amore alle proprie fidanzate, alle proprie mogli. La canzone che vi canterò la cantava sempre mio padre a mia madre, per cui per me è un'emozione fortissima. Grazie. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Di Cernobbio che ci ha fornito
materiale, documentazione, ma anche supporto dal punto di vista metodologico e delle fonti, senz'altro con l'amministrazione comunale e la società storica con i suoi competenti esperti, che peraltro ci stanno osservando perché ci dicono che considerano questa iniziativa un'iniziativa sperimentale di, come dire, di promozione della conoscenza storica costruita dal basso, anche da non professionisti. Penso di aver dimenticato qualcuno, ma sì, va bene così. No, presentiamo i musicisti, i loro nomi. Sì, perché certo, perché allora no, sono veramente questa cosa è nata aggregando persone in maniera molto spontanea nella condivisione dell'importanza delle cose di cui parlavamo, no? E quindi io ho conosciuto Giuseppe al bar, soprattutto che è un musicista, e subito gli raccontavo le cose di cui stavamo occupando e lui se ne è subito fatto carico. Ma no, facciamo una cosa anche con la musica. E poi facendo le prove cercavamo un supporto di ritmica che ci è arrivato da uno dei componenti del gruppo degli Yellow Frog, che qui salutiamo. Tecnico con sull'impianto voci, e poi dobbiamo anche ringraziare il videomaker saronnese che ha curato il recupero delle immagini e il montaggio e gli effetti speciali, Stefano Menoncelli, che non vedo in sala ma forse ha mandato un suo collaboratore a riprendere un po' la serata, per cui ne avremo poi una restituzione sui social. Ringraziamo anche Piero da Saronno che ha ripreso le sue pagine in modo da darne una diffusione a quanti non hanno potuto essere presenti questa sera. E grazie a Ernesto che ha parlato tanto e ha ringraziato tutti, forse, speriamo. Grazie davvero, speriamo che non siano tutti d'accordo. Dante, soprattutto tu fai, mi hai fatto un apporto. E poi tutti insieme dobbiamo cantare i mezzi, preparatevi. Thank you.